chi è uno dei primi non ebrei a diventare famosissimo nel popolo ebraico e addirittura essere sempre portato come esempio e modello di persona. Siete curiosi? Vi ricordate di Itrò, il suocero di Mosè? Questo Itrò ha capito che nell'ebraismo c'era qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre forme di religione che c'erano ai suoi tempi. Le forme religiose ai suoi tempi mettevano al centro della religione stessa le divinità, cioè il dio sole, il dio luna, il dio pioggia, il dio vento. Cioè l'essere umano doveva soltanto ingraziarsi queste divinità per sperare di avere una buona vita. Ma questo era il suo compito, quindi lui poteva in realtà comportarsi un po' come voleva. L'importante era tenere a bada queste divinità che ogni tanto facevano i capricci. Quando Itrò è entrato in contatto con l'ebraismo, è rimasto sconvolto dal fatto che l'ebraismo aveva stravolto tutta questa prospettiva. Cioè la prospettiva non era più quello che sta al di sopra dell'essere umano, ma era l'essere umano stesso. Perché gli ebrei non lavorano Dio per ingraziarsi Dio. Gli ebrei servono Dio per migliorare se stessi. E il miglioramento di se stessi è in automatico un servizio divino. E questa logica l'ha scioccato. Lui, che aveva servito tutte le religioni di quel momento e tutte le divinità di quell'epoca, ha visto questa rivoluzione storica, universale, nella religione ebraica. Ha abbandonato tutto e ha detto: ma questa cosa è bellissima, non ci sono più le divinità nel centro del servizio religioso, ma c'è l'uomo stesso, c'è la sua dignità, il suo volere avanzare, migliorare. E lui ha detto: non si può più tornare indietro. Questo è un passo avanti storico nella storia del mondo e non possiamo fare altro se veramente vogliamo avanzare che andare a farci illuminare da questa religione. E così Itrò è diventato il primo non ebreo, super famoso nell'ebraismo, perché è il primo che ha avuto il coraggio di lasciarsi alle spalle tutto il suo credo e aprire la sua testa e dire: ah, quello che avevo forse non era così giusto. Qui c'è qualcosa di più giusto, che si chiama Dio, monoteismo, centralità dell'essere umano.